L'anime news di oggi potrebbe essere l'anime news più grande che io abbia mai fatto. Ci sono troppe notizie, troppi trailer. Ho comunque tentato di snellire riportando solo determinati anime. Mi raccomando, iscrivetevi per questo video, vi vengo a cercare, ve giuro. Il 24esimo episodio della prima stagione di Blue Lock è ormai andato in onda qualche giorno fa e ha portato con sé l'annuncio che l'anime riceverà una seconda stagione, nonché un film dedicato al manga spin-off Episode Nagi. Ora, sappiamo molto bene i problemi che ha avuto la produzione animata di Blue Lock. Mi chiedo quindi cosa cambierà e se qualcosa cambierà all'interno della seconda stagione, piuttosto che nel film spin-off dedicato a Nagi. Ripeto, parlo chiaramente a livello tecnico, a livello di contenuti, l'anime è più che soddisfacente. La speranza, ragazzi miei, è l'ultima a morire. Personalmente adoro l'opera originale di Blue Lock e vedere un adattamento animato con contro cojones a livello tecnico mi piacerebbe incredibilmente. Eccoci qua, un 15 secondi di seconda stagione più episodio Nagi, fondamentalmente. Non vedo l'ora dell'episodio Nagi soprattutto. Veramente tantissimo. La seconda stagione spero migliorerà, come dicevo nella notizia, nel comparto visivo. Episodio Nagi, però, amando Nagi come personaggio, me lo godrò al 1000%. Il sito ufficiale per l'anime di Lamu ha annunciato che la seconda parte andrà in onda nel 2024. Dovremo quindi aspettare un annetto per vedere la seconda parte della Goddess Lamu arrivare sui nostri schermi. Nel mentre però è stata rilasciata questa bellissima illustrazione per celebrare l'annuncio che sicuramente sopperirà i vostri istinti. Insomma, addolcirà un pochino l'attesa. Questa nuova serie di Lamu è piaciuta tantissimi, il che mi rende davvero felice essendo particolarmente bella. Il 12esimo episodio dell'anime di Trigun Stampede ha portato con sé l'annuncio dell'arrivo della Final Phase. Fondamentalmente nient'altro che la seconda parte dell'opera animata, che a questo punto sicuramente sarà anche quella conclusiva. Ho apprezzato tantissimo i primi 12 episodi di questa prima parte, la reputo una grandissima rivisitazione di Trigun proprio con i grossissimi. Ma non mi dilungo oltre, oggi non abbiamo davvero il tempo. Preview a voi. Trigun Final Phase, occhio che questo trailer è particolarmente spoiler. Tanto tutto molto felice, cioè felicissimo. L'importante d'altronde è essere felici, no? Musica goduriamente musicosa. Ah, Vash. Ah, piango. Bellissimo questo Trigun. Vabbè, fondamentalmente alcuni momenti salienti che già conosciamo e poi quanto piangeremo in generale. Perfetto. Incredibile come comunque Vash in tutte e due le serie mi faccia piangere alla base. Cioè, ciao, saluta sto ca... Oh, bello, bellissimo. Vash, amami. Inizialmente il design non mi faceva impazzire, questo Vash ho imparato ad apprezzarlo con la serie. Sì, molto spoilerone effettivamente questo trailer, ve l'avrò spezzettato in una maniera incredibile. Bello, non vedo l'ora che questa Final Phase esca, perché la prima parte mi è piaciuta tantissimo. Questo nuovo Vash mi piace tantissimo. Trigun in generale, Stampede l'ho apprezzato. Voglio vedere come si concluderà a questo punto. Ovviamente e puntualmente, dopo l'anime news di settimana scorsa è stata droppata una notizia grande, importante, che la gente insomma ma aspettava abbastanza. Nuovissime info per Solo Leveling. In particolare, un nuovo video promozionale. Ed eccolo qui oggi. Non dilunghiamoci troppo, ragazzi miei. Trailer fighissimo, è stata droppata anche una visual veramente fighissima. Tutto molto figo. Ma la cosa più importante è sicuramente il periodo di rilascio. Winter 2024. Quindi gennaio. Sì, niente 2023 per Solo Leveling. Ma ci sta, ragazzi miei, sperando ovviamente in una produzione con due sostanziose colonne portanti. Fatemi bene, Solo Leveling, mi raccomando. Quantomeno a livello visivo, vi prego. E Solo Leveling, che è un pochino in ritardo, tra mille virgolette, ma in realtà è uscito nella settimana. Quanto inquietante quello statuone, la gigante sorridente. Un saluto al gigante sorridente. Guardalo qua tutto impanicato, sembra tutto carino lui. Devono sbroccarlo visivamente, se no impazzisco davvero. Eccolo qua, guarda che occhioni che c'ha dopo. Cambiato totalmente, è diventato un patatone atomico, non si sa da quale universo spunti, però va bene così. Mi sarebbe piaciuto in realtà vedere anche più momenti di combattimento. Proprio
action puri. Però va bene, per ora ci mettiamo a questo. D'altronde uscirà a gennaio 24, quindi manca ancora tantissimo. E spero non ci sia silenzio stampa come l'ultima volta. Allora, il sito ufficiale per l'adattamento animato di Tales of Wedding Rings, tratto dall'omonimo manga, ha rilasciato un primo teaser video e una prima teaser visual. Tramite il teaser video, peraltro, veniamo anche a conoscenza dell'anno di rilascio. Parliamo del 2024. Io ho i ricordi abbastanza confusi su questo titolo. Sono abbastanza sicuro di aver droppato il manga cartaceo, ma ogni volta che provo a pensarci non mi ricordo minimamente cosa contenesse il primo volume. Il che probabilmente è abbastanza inquietante se ci pensate. Attenzione, mi piace anche abbastanza il character design di lei e in generale come sono stati realizzati i character design, quantomeno all'interno di questo teaser. Dunque penso che un'opportunità l'anno prossimo gliela darò senza ombra di dubbio. Ma come andrà a finire? Chi lo sa? Tales of Wedding Rings. Lei mi piace un sacco di design, ma più che altro, vedete, da questo trailer si vede questa grafica un po' rough, un po', non lo so, sembra molto fresca, mi piace tantissimo, sembra un po' grezza, fresca, bella, mi piace. In alcuni momenti i design tipo questo non mi piacciono per nulla, però ok, sorrisino chiaramente, elfina tattica immancabile, questa è la bestie probabilmente, la lolina. Comunque ci sono ovviamente tutto il team up di girls fetish per chiunque, perché i fondali sembrano veramente fighi, l'ambiente mi piace tantissimo. È questo che mi turba, che io mi ricordo, mi ricordo di averlo droppato nel primo volume. Ah, quell'alone di retro trash che potrebbe uscire da un momento all'altro tra i design molto particolari, piccanti, che sicuramente andranno a scontrarsi in qualche modo stranissimo col protagonista. Tra l'altro già vediamo baci e infusioni varie, quindi deduco ne arriveranno sempre di più. Questo è il primissimo trailer, immaginate cosa ci sarà nell'anime effettivo. Orimia Peace, decisamente un annuncio inaspettato. Parliamo infatti di un nuovo anime di Orimiya che debutterà proprio questo luglio. Annuncio e successiva messa in onda. Fast as fuck, boy! Comunque, questo anime andrà ad adattare alcune storie dal manga originale che non sono state adattate nel precedente anime del 2021. Fondamentalmente, è un tappabuchi dopo che si sono accorti di aver saltato parti veramente bellissime del manga di Orimiya. La visual rilasciata è bellissima, ma la direzione artistica dell'anime di Orimiya mi è sempre piaciuta tantissimo. Ora, io sono felicissimo, per me non sarà un problema, conoscendo gli avvenimenti del manga, seguire questa estate impari settimanalmente la serie, gli episodi, ma per una persona che è anime only e che quindi farà fatica a posizionare temporalmente questi episodi, a meno che non usciranno date o ricontestualizzeranno alcuni pezzi dell'anime del 21, cosa succederà? Dovrà fare avanti e indietro tra le due serie? Capiremo a luglio, non ne ho la più pallida idea, sono semplicemente sicuro di una cosa. Peace fa letteralmente riferimento ai fottuti pezzi che volevamo all'interno dell'anime del 21. Questo per me è l'annuncio più inaspettato dell'anime Japan, l'Orimiya Peace, che non mi aspettavo sinceramente in alcun modo, che apprezzo perché sono un amante di Orimiya a livello di opera in generale. L'anime non mi aveva soddisfatto, mi sono letto il manga che mi è piaciuto particolarmente, quindi apprezzo il fatto che arriveranno momenti non adattati nella primissima parte. Però io Ori e Miyamura li ho sempre adorati, ho sempre adorato la direzione artistica dell'anime di Orimiya. Spero che in combo la stagione del 21 e questa Ori-san, Miyamura, creino qualcosa, no? Eccoci qua. Bellini, loro sono veramente carini insieme. Ci sono tante storie nel manga che meritano di essere adattate, della loro quotidianità. Alla fine Orimiya si basa sui loro rapporti quotidiani. Chiaramente gli amici che sono stati tralasciati o non tralasciati all'interno della primissima serie hanno tanto da dare. Orimiya Peace, che è memissimo il nome, perché secondo me loro stessi si sono accorti che il Peace mancante era letteralmente, non so, un insieme di capitoli di 180. No, non è vero, non così tanti però. Netflix ha rilasciato un secondo trailer per il film di Black Clover, Sword of the Wizard King. Possiamo soffermarci due secondi su quanto sia una mina la canzone? È bellissima! Comunque vi ricordo che il film debutterà sulla famosissima piattaforma di streaming il prossimo 16 giugno, dopo essere stato rimandato di qualche mese. Di sicuro sono molto curioso di vederlo, mi farò la serata cinema sul divano con i popcorn, sempre che Asta non osi urlare per svegliare tutto il vicinato, ma lo farà sicuramente. Ecco, Black Clover, che è fichissimo come trailer, già l'ho visto, mi piacciono un sacco i design. Ora, io lo dicevo in live, non so quanto sarà sviluppata la trama di questo film, però quello che voglio vedere è fondamentalmente una tamarrata. Yami intrappolato. Vi lascio solo
Dio quanto è bella. Asta Demon non lo apprezzo, by the way. Noel Fular, insomma. Come dicevo però anche in live, mi sa molto di film da potere dell'amicizia. Non mi voglio dilungare qui, mi dà tantissimo queste vibes. Fatemi sapere voi sotto nei commenti. Power of the friendship moment, in cui Asta, caricato a tutti gli amici, tira una sparata devastante al nemico. Non so per cosa, mezza impressione. Ma tra le mille notizie, poteva mancarne una relativa Bunny Girl Senpai? Certo che no, eccola qui. È stato infatti rilasciato un video preview per uno dei due progetti animati. Parliamo del film Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out. Veniamo inoltre a conoscenza del fatto che la pellicola verrà trasmessa nei cinema giapponesi a partire dal 23 giugno. Spero davvero arrivi molto 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 presto in streaming anche da noi. Bunny Girl è un'opera a cui sono affezionatissimo e che necessito di vedere entro 0,01 secondi dalla messa in onda in Giappone. È stata anche rilasciata questa visual bellissima di Kaede che avete visto nel corso della notizia. Bella, bella, bella. Ovviamente lei sarà la protagonista di questo arco narrativo, manco a dirlo. Kaede, Kaede. Ecco, ricordiamoci che questo film è incentrato su Kaede. Sakuta sarà molto presente, essendo il fratello. Mai sarà molto presente, essendo la ragazza del fratello. In un arco, ragazzi, bellissimo, che fa riflettere sull'adolescenza, sulla crescita. Insomma, c'è tutta la sua storia che nella prima stagione effettivamente viene citata. Fandede era molto più cute, comunque, se posso. Eccoci qui. E questa è l'altra. L'altra, tra mille virgolette. Ora, chi ha intuito un po' il personaggio di Kaede forse arriva, non ve lo spoilero chiaramente, al problema che verrà analizzato con Kaede. Come sappiamo, Bunny Girl analizza problemi adolescenziali, caratteriali, insomma, emotivi e così via, prendendo in esame i vari personaggi. Chi probabilmente ha già dato un occhio più profondo a Kaede intuirà il suo problema, avrà già intuito il suo problema. Oshinogo ha deciso di droppare notizie una settimana sì e l'altra anche, a quanto pare. Ma a noi va bene così, eh? Sono stati rilasciati un nuovissimo video promozionale e una nuovissima visual. Inciso, trovo entrambi splendidi. Finalmente possiamo vedere Aquamarin e Ruby adolescenti, nonché altri personaggi che, fidatevi di me, amerete particolarmente. La visual, nello specifico, inizia a far capire un pochino i veri piani di importanza dei personaggi, o quantomeno di presenza all'interno dell'opera. Sicuramente chi non conosceva il fumetto fino ad ora pensava ad Dai come la protagonista indiscussa, sempre presente, ovunque. Beh, non è propriamente così. Piccolo inciso, trovo tutti i design bellissimi, Aquamarin e Ruby nello specifico sono splendidi, ma non ho mai dubitato della loro resa sotto la Hirayama. L'ennesimo trailerone, video promozionalone, di Oshinoko che mi prendo, tranquillo. Godiamo, in realtà l'ho già visto, so già tutto di questo trailer, l'ho già visto 6 volte, tipo. Che carina, guardala qua, Ruby che balla, che cute. Ruby è cutissima. Mi fa piacere che nei trailer abbiano già fatto vedere loro adolescenti, perché secondo me è una cosa importantissima da far capire. Qua abbiamo Aquamarin. Già si capisce che due hanno scopi diversi. Ruby seguirà più o meno Ai, e Aqua invece, chi lo sa. Eccola qua, Ruby adolescente. Let's go. Ah, landing, ragazzi, è fuori di testa, ve lo dico. È qualcosa di fuori di testa. Anche qua forse dovrò mutare, non lo so. Ah, che personaggi, ragazzi. Personaggi di Oshinoko sono uno più bello dell'altro. Aqua è un po' più dark, lo vedete, no? Seguirà un certo tipo di percorso, ecco, mettiamola così. Che figa, landing. Bellissima landing. Mamma mia, che hype per Oshinoko. Comunque è veramente bravi nel chiarire che sia Aquamarin sia Ruby verranno visti da adolescenti. Importantissimo da chiarire. Bravissimi che l'abbiano chiarito. Tra l'altro entrambi belli di design. Hirayama, Mizuya, io adoro Ruby. Sarà una lotta tra Ai e Ruby di design. Davvero bellissime entrambe. Aquamarin poi, insomma, il darkettone è un pochino godo. Come non godere quando lo staff di Dr. Stone New World, la terza stagione di Dr. Stone, rilascia nuovissime informazioni, tra cui una visual e il nome dell'ending. Senku nelle visual è sempre fiero come pochissime cose. Guarda quanto fiero. L'ending prenderà il nome di Where Do We Go? Bellissimo titolo per questo arco narrativo. E chissà, sa, finalmente notizie sul nuovo adattamento animato di Rurouni Kenshin, sto piangendo. È stato infatti rilasciato il terzo video promozionale, che personalmente ho trovato bellissimo. Adoro il character design di questa produzione animata, bello bello bello. L'anime è programmato per la stagione estiva, precisamente luglio. Oh ragazzi, ridendo e scherzando, quest'estate si stanno accumulando titolini interessanti, ma davvero interessanti,
da vedere. Il che mi rende felice, visto e considerato che nel 2021 e nel 2022 abbiamo subito due estati molto particolari. Tocca mettere in lista un po' tutto qui, eh. Anche Kenshin non vedo l'ora di rivederlo, anche perché l'anime l'ho visto solo quando ero piccino, vi devo dire la verità, ricordo pochissimo. Guardalo. Guarda, bellissimo, splendido. L'aspetto visivo, nello specifico i character design, mi piacciono un sacco. Sono forse un po' meno freschi di altri, però vi dico la verità, mi aspetto tanto da questo adattamento di Genshin. Voglio che sia un ottimo adattamento, ne ho bisogno. Anche perché la storia, ricordo che ai tempi mi piacque tantissimo. Credo che adesso cresciuto probabilmente, anzi sicuramente, potrebbe piacermi 100 volte tanto. Sono felice di riniziare direttamente da questo anime, anche perché la Perfect la sto prendendo, ma volevo leggermela tutta di fila, quindi probabilmente uscirà prima questo. So benissimo che molti di voi aspettino l'adattamento animato di Undead Unluck, e proprio per questo motivo sono felicissimo di riportarvi questa notizia. È stata rilasciata questa teaser visual, all'interno della quale possiamo vedere diversi dei personaggi principali, che chiaramente ci accompagneranno durante la storia. Ma soprattutto abbiamo una notizia più importante. Ottobre 2023. Ecco quando arriverà quest'anime. Se avete letto il fumetto, fatemi sapere cosa ne pensate, mi raccomando. La sesta stagione di My Hero Academia si è conclusa lo scorso sabato ed ha portato con sé un grande annuncio. La settima stagione è in produzione. È stato rilasciato anche un brevissimo video promozionale che personalmente ho trovato bellissimo grazie all'outline sparking di Deku. Bello, bello, bello. È stato rilasciato anche un brevissimo video promozionale che però personalmente ho trovato parecchio figo grazie allo sparking outline di Deku. L'ho apprezzato. Inoltre, Umakoshi, il character design, ha rilasciato questa splendida illustrazione di Deku per celebrare l'annuncio. Bella a dir poco. Ora, sono tantissimo in hype per My Hero, ma direi che oggi non è proprio il momento di dilungarci su questa anime opera. No, andiamo avanti. Per quanto riguarda My Hero, è letteralmente l'outline sparking verde fluo di Deku con i vari compagni sotto. Lui che parla. Nulla di che, io, vabbè, mi è piaciuto un sacco, e poi l'illustrazione, però è figo, dai, cioè, nel senso, Umakoshi Mizzi, bello, bello, nulla di che, sono 20 secondi, ma dovevamo guardarli insieme, perché per me io ero sbrocco, lo sapete, ma non dilunghiamoci. L'avventura di Ash e Pikachu, ragazzi miei, si è conclusa qualche giorno fa, e mi sta piangendo il cuore. In cambio, però, questa settimana abbiamo ricevuto un nuovissimo video promozionale per la nuovissima serie animata di Pokémon, che prenderà il nome di Pokémon Horizons The Series. Nel video è possibile sentire anche l'opening in anteprima. Oltretutto, l'anime debutterà il 14 aprile con un episodio speciale della durata di un'ora. Non vedo l'ora di vedermelo. Io spero vivamente, ragazzi, non venga bombardato a prescindere solo ed esclusivamente per la mancanza di Ash, ma sono sicuro che in parte sarà così, perché la gente non ha niente di meglio da fare se non rompere le scatole per qualsiasi cosa, oltre al cogliere ogni qualsivoglia occasione per dimostrare poca intelligenza. Oltretutto, personalmente, credo che questa nuova serie animata di Pokémon porterà qualità al franchise animato. Però, vedremo. Pokémon Horizons, la collana che le viene messa, da chi le viene messa quella collana? Sappiamo che è una cosa che legherà Liko, è il mistero principale quella diavolo di collana. Ho un hype per Pokémon Horizons assurda. Tanto, opening stragarina, io credo anche, poi ne parleremo meglio all'uscita, che rivoluzionerà un pochino l'anime Pokémon, questa serie, proprio a livello di formato, durata, eccetera, eccetera, perché mi sembra più una serie breve che una da 900 episodi stile Ash. Vedremo, comprenderemo. Liko è stupenda di design, intanto mi piace un casino, il professore è matto fuori di testa, lui è molto carino, Roy, vediamo, vediamo, mi sembra veramente più una serie, boh, non so, dico, cazzo, allora ne so, 40 episodi, non ho la più pallida idea, sto buttando a caso, più quello che veramente un Ash 2.0. Lo staff della seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha rilasciato un nuovissimo video promozionale, una nuovissima visual, info sui membri del cast, nuovo regista e ufficializzato il 6 luglio come data di rilascio. Insomma, hanno annunciato di tutto e dovevo assolutamente leggerlo perché tutto di fila, non me lo ricordavo. Ho avuto 39 di febbre fino 20 ore fa, perdonatemi. Non entrando nei particolari tecnici perché oggi non ne abbiamo materialmente il tempo, veramente verrebbe un video troppo lungo altrimenti, a me il cambio grafico è piaciuto particolarmente, i design più puliti e più freschi mi hanno fatto impazzire all'interno di questo
questo trailer. Ovviamente non è cambiato tutto, è molto simile alla prima stagione, ma sembra più pulito, più dinamico, più fresco. Almeno a me ha dato questa impressione. Sinceramente questo aspetto mi piace di più di quello passato, se devo dirvi la verità. Questa season di Jujutsu, ragazzi, segnatevelo, sarà una mina fuori di testa. Io mi ci gioco qualsiasi cosa. Oltretutto, velocissimo, durante il panel hanno accennato al voler utilizzare molta animazione tradizionale, meno compositing. Sono curiosissimo per questa season, davvero troppo, datemela. Jujutsu, che tra l'altro è un trailer fighissimo, anche sincato, è proprio bello pure il trailer. Guardate quanto sono freschi i design, a me piacciono da morire. Voglio vedere cosa caspita tireranno fuori, ma sono sicuro delle mine fuori di testa. Lui grandissimo personaggio, ricordatevelo, grandissimo personaggio. Lei God Wife. Ok, Geto-kun, Gojo studente proprio a sbandone. Che bello che è lui. Inquietantissimo tra l'altro dal fumetto, ve lo dico. Penso lo renderanno bene. Adesso c'è un po' un limbo, no? Chi apprezzava di più lo stile della prima e lo stile della seconda, per quanto chiaramente non è che sia cambiato proprio il prodotto in generale. C'è chi apprezzava di più la prima, chi apprezzerà di più la seconda. Ci sarà un po' una scissione inizialmente sicuramente. Vabbè ragazzi, penso che un po' tutti conoscano le Pretty Cure, no? Bene, sono state annunciate ben due serie pensate specificatamente per i fan adulti della serie, come annunciato proprio da Toei Animation. Parliamo quindi di un sequel di Pretty Cure 5 e di Pretty Cure 5 Go-Go, con Nozomi come protagonista. Penso in realtà che questa sia la serie che la maggior parte delle persone aspettino, ma tralasciamo. E un sequel di Mao Tsukai Precure. Che godimento! È stato rilasciato un nuovissimo video promozionale per l'adattamento animato di Strange Fake. Fate, Strange Fake, Whisper of Dawn. La world premiere tra l'altro si terrà quest'estate a Los Angeles. In Giappone lo speciale invece debutterà il 2 luglio. Sinceramente sono arrivati i dettagli della premiere a Los Angeles, ma non ci interessano, quindi non li riporteremo qui. Mi soffermo quindi brevissimamente sull'aspetto visivo di questo Strange Fake, che ragazzi mi pare particolarmente figo. Ammesso e non concesso che Strange Fake è già una delle cose più fighe di Fate in assoluto per quanto mi riguarda. È stato rilasciato un nuovissimo video promozionale ed una nuovissima key visual per la seconda stagione di Mushoku Tensei. Finalmente! Non vedevo assolutamente l'ora di avere notizie su Mushoku. Per questa seconda stagione tornerà il cast principale, mentre cambieranno alcuni nomi dello staff. Abbiamo anche il periodo di rilascio, ovvero luglio 2023. Sono felicissimo! Precisiamo una cosa, perché c'è ancora chi è molto confuso da Mushoku Tensei. A ottobre 2021 è andata in onda la seconda parte della prima stagione di Mushoku Tensei. Quella che uscirà a luglio sarà la seconda stagione effettiva. Mi raccomando. È stata rilasciata anche questa visual con Rudeus e Silphy, molto molto figa. Come ben sapete, adoro particolarmente Mushoku Tensei, sia nella sua light novel, sia nel suo adattamento animato, che reputo davvero ben fatto nella primissima stagione, e sono sicuro che questa seconda stagione ci farà godere a livelli estremi. Mushoku è meno di un minuto per Mushoku, ma il comparto visivo, come al solito, le mie papille gustative, proprio quelle gustative, me ne fa implodere, perché lo amo, c'è poco da dire, è il mio mondo fantasy per eccellenza. Cioè, se dovessi scegliere un mondo fantasy, buttatemi dentro in Mushoku, e artisticamente l'hanno reso in una maniera fuori di testa per quanto mi riguarda. Starco inizialmente si incentrava un po' su Silphy, Rudeus, insomma i primi tre episodi saranno molto molto importanti, ragazzi, i primi 3-4, perché ci sarà un attimo un momento di, vabbè, non posso dirvelo, però guarda che bello che è Rudeus, guardalo. Mushoku Tensei 2 quest'estate, ragazzi, le serate, le calde serate primaverili saranno di goduria totale. Con Mushoku lo aspettavo, ve l'ho detto anche prima dell'anime Japan, vi confermai che era uno di quei titoli che aspettavo maggiormente come info. C'era il panel, lo volevo, lo desideravo, ed eccolo qui, ne ho goduto tantissimo. Finalmente i fan di ReZero sono tornati a respirare, ad essere felici. È stata infatti annunciata finalmente la terza stagione di ReZero. È stato per di più rilasciato un primissimo teaser che personalmente ho adorato tantissimo, mi è piaciuto un sacco. Non tanto visivamente, anche perché potrebbe cambiare, quindi stica, ma per come hanno gestito il pathos e le emozioni. Mi ha trasmesso tantissimo, è veramente veramente figo secondo me. Spero che questa terza stagione venga curata particolarmente bene, soprattutto durante l'adattamento di determinate parti dalla light novel, dato che c'è la necessità di spiegare alcune cose omesse nella seconda season, vero? È stata rilasciata anche questa teaser visual di Emilia e Subaru, davvero davvero bella. Questo
teaser è veramente figo, questa preview è veramente bella. Ora, non concentriamoci troppo sull'acqua che scorre, insomma. Sì, no, no, eccoci qui. Guarda che bella la city. Anche il zero di building comunque mi piace particolarmente. Ed eccolo qua. L'esplosione, lì, in cielo. No, comunque davvero, mi è piaciuto un sacco, inquietante questo trailer. Veramente hanno reso molto bene il pathos, secondo me. Io, i trailer di ReZero in generale, della prima e della seconda stagione, a me non hanno fatto né caldo né freddo. Cioè, nel senso, erano dei bei trailer, basta. Questo proprio mi è piaciuto, inquietante. La musica, poi musicalmente, ReZero è sempre una perla. So, proprio come hanno gestito le inquadrature, musicalmente. Poi vedremo come sarà realizzato, chiaramente, il prodotto definitivo. Però guarda che bello, i vari personaggi che stanno guardando qualcosa. Subaru che prende una piuma, gli scompare tra le mani, con Emilia di fianco, insomma, e vabbè, Garfield, sì. E loro, finalmente, una città distrutta, in fiamme, uno scontro. Wow, ragazzi, non vedo assolutamente l'ora di questa season. Spero vivamente spieghino le cose che devono spiegare e non siano frettolosi nell'adattamento. Ma mi voglio fidare, mettiamola così. Bene, 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 è stato ufficialmente annunciato che la seconda stagione di Spy Family arriverà ad ottobre 2023. Ma non solo, durante l'evento tenutosi all'Anime Japan 2023 è stato anche annunciato in primo luogo il nome del film di Spy Family. Spy Family Code White, e in secondo luogo la sua data di arrivo nei cinema giapponesi, 22 dicembre 2023. Sempre un bel regalo di Natale per loro. Noi invece lo passiamo qui a rosicare. Chiaramente speriamo che arrivi anche da noi il prima possibile e che magari sia possibile vederlo nei cinema italiani. La key visual rilasciata è semplicemente bellissima. Annie e Bond fierissimi. Twilight, incazzato a bestia. Yor, a metà tra ti distruggo e ti domino. Perfetto. Io veramente spero tanto nella trasmissione dei nostri cinema, eh? Così, giusto per dire. Aiuto. Ragazzi, il video giunge al termine. Veramente paura della sua durata. Forse però sono riuscito a contenerlo abbastanza. Capirò in editing. Spero che vi sia piaciuto e mi raccomando lasciate un mi piace per questo Giga Anime News. Iscrivetevi se ancora non lo siete. Confido come sempre in voi. Un saluto dal Tia. Ciao belli.